Ciao a tutti ragazzi, io sono Paparì e oggi andiamo avanti con un nuovo episodio di Cottage Living. Torniamo a giocare con la nostra Zoe. Ragazzi, ma quanto fa caldo, veramente. È vigilia d'agosto, sto registrando adesso, sono tipo le 10 di sera e fa veramente caldissimo, ragazzi. Mi sto sciogliendo veramente. Non so da voi com'è la situazione, ma qui veramente è disperata, davvero. Infatti penso che domani ce ne andremo tutto il giorno in piscina, ragazzi, perché veramente si muore, si muore. Comunque, niente, riprendiamo con la nostra Zoe, a parte le mie lamentele sul caldo, sul clima. E riprendiamo dal giorno seguente dove abbiamo lasciato. Ci siamo lasciati con Zoe nel scorso episodio che era tarda serata, insomma, stava finendo di pranzare, di cenare al pub e ci risvegliamo adesso, insomma, che è già metà pomeriggio. Zoe è già nel piano delle attività, si sta prendendo cura della fattoria. Ha già sistemato gli animali e adesso si sta invece prendendo cura del suo orticello. Se avete visto prima, avevamo anche il coniglietto nei paraggi. Non so se ritornerà a trovarci, se torna volevo approfittare per socializzare un altro pochino con lui. Comunque niente, la nostra Zoe stava adesso finendo di passare disinfestante, diserbante e adesso sta innaffiando le piantine. Nello scorso episodio abbiamo fatto anche un po' di shopping e abbiamo comprato un pochino di rifornimenti, abbiamo preso un po' di carne, un po' di queste cose qui. Abbiamo preso anche un po' di cosine da piantare. E abbiamo preso anche dei dolcetti, quindi volevo un attimino andare un po' a sistemare, diciamo, i frutti del nostro shopping. E una volta, insomma, che la nostra Zoe ha finito qui, vorrei proprio andare a vedere un po' di queste cosine. Nello scorso episodio, quindi, abbiamo preso un po' di frutta per andare a arricchire il nostro frutteto e un po' di spezie e di fruttine da piantare. Ah, poi ragazzi, ho fatto una ricerca e effettivamente questo globo lucente altro non è che una pianta aliena, in effetti. Però ormai l'abbiamo comprata, magari proviamo a piantarla, vediamo un po' che cosa viene fuori. Comunque, qui è finito Zoe. Allora andiamo magari a piantare queste piantine. Allora, qui piantiamo la pera. La piantiamo qui. Qui abbiamo ancora un sacco di mele nell'inventario che avevamo spacchettato con i semi, però aspetto a piantarne altre. Così come anche i platani. Piantiamo magari qui il limone. Quindi pianta il limone. E poi abbiamo preso anche il melograno, così andiamo a finire di riempire questa fila qui del frutteto, quindi piantiamo anche il melograno e poi tesoro mi ovviamente innaffi tutto e poi ci spostiamo invece di qua su questo terreno e andiamo invece a piantare le altre frutte che abbiamo preso. Allora voglio assolutamente piantare la cioccobacca, che non ho idea se crescerà come un albero o come un arbusto, penso come un arbusto. Comunque ne abbiamo una, l'andiamo a piantare qui. E poi piantiamo le fragole, l'uva, che l'avevamo già trovata nello spacchettamento dei pacchetti che avevamo comprato nello scorso episodio, e i pomodori, facciamo una zona di frutta. La giocobacca la consideriamo frutta? Sì, la consideriamo frutta, va bene. Qui piantiamo due piantine di pomodoro che sicuramente ci andranno a servire, quindi qui la teniamo un po' per le vegetazioni, poi andremo a riordinare un po' i terreni ovviamente via che piantiamo altre cose. Intanto, cara, vieni qui a piantare tutto quanto. Ah, gli devo dire che cosa piantare di volta in volta, veramente? Ok, va bene. E poi andiamo a piantare, a fine di piantare le nostre spezie. No, aspetta, questa no, non la volevo il basilico, non lo volevo piantare qua il basilico, in effetti. Eh sì. Aspettate che lo sposto. Ok, lo volevo piantare di qua, va bene. Volevo fare una zona dedicata alle spezie, quindi anche il prezzemolo lo piantiamo qui. E questo globo lucente, facciamo finta che sia un frutto. Lo piantiamo qua, vediamo cosa succede. Comunque dovrebbe di default andare a piantare tutto quanto. E poi ragazzi, un'altra cosa, pulendo la stalla del lama,
mi ha sbloccato un altro fertilizzante super vitalità, quindi a quanto pare anche pulendo le stalle a volte vengono fuori i fertilizzanti. E ok, la nostra zoe facciamola finire di piantare tutte queste belle cosine, poi mi vai a innaffiare tutto, ovviamente. E poi direi tesoro che se fate pomeriggio, nel frattempo è già passata la giornata, fantastico. E direi che hai bisogno di recuperare un po' di bisogni. Ah, ragazzi, tra l'altro le galline mi hanno fatto un altro uovo da cova e mi stanno covando adesso, quindi due uova, ancora non abbiamo pulcini, non so quando si schiuderanno, ma noi attendiamo fiduciosi. Comunque, direi che poi quando è finito qui, vieni sicuramente in bagno, ti fai anche una doccia e mangiamo qualcosina che abbiamo nel frigo e poi andiamo a sperimentare su altre cose. Allora, vediamo un pochino che cosa abbiamo. Direi che è ora di merenda. Sono le 17:18, ma secondo me finché vai in bagno, fai la doccia e tutto quanto, è anche ora di cena, effettivamente. Quindi magari potremmo anche approfittare a preparare qualche altra ricettina, effettivamente. Quindi abbiamo comprato la carne, tra l'altro, quindi io andrei a provare anche qualcosa con i nuovi ingredienti che abbiamo comprato. Quindi andiamo su cucina e io direi che magari possiamo provare a cucinare un filetto alla Wellington. Allora, possiamo fare solo una porzione singola per il formato famiglia. Ah, ci servirebbero le erbe effettivamente per poter fare un formato famiglia, altrimenti per un formato festa ci serve non una ma due carne rosse incartate e qualsiasi erba. Ok, allora magari un po' di erbe, ora le ho appena piantate per l'appunto, però direi che magari le possiamo anche acquistare. Prendiamo erbe base, la spacchettiamo e le utilizziamo queste per cucinare. Ok, allora Zoe ha finito di farsi la doccia, quindi cara vieni qui, facciamo mettere i tuoi abiti per cucinare. Bene, e quindi direi che a questo punto mi spacchetti, ok, spacchettato, abbiamo ancora prezzemolo e basilico, perfetto, quindi possiamo cucinare il nostro filetto alla Wellington. Vediamo se su cena me lo propone già come pasto. No, non me li propone, va bene. Quindi eccolo qua il nostro filetto alla Wellington, facciamo un formato famiglia, perché comunque formato festa. È anche un po' esagerato perché sinceramente voglio provare insomma anche varie altre ricettine. Vediamo come cucina la carne. Attenzione, cara. Ok, la nostra carne che prima era invisibile, ora è diventata visibile. Meraviglioso, sembra molto buona comunque. Ok, come al solito butta tutto nel ciotolo. La fa marinare, buona. Che buona. Ma non si starnutisce nel piatto, non va bene, vabbè. E amo la cucina, perché lei tra le cose che gradisce, gradisce la cucina, e quindi ha dato lo stato umorale positivo, molto bene. Ora mette tutto in forno e vediamo cosa viene fuori. Siamo precisi, precisi, l'ora di cena, perfetto. Ah, ok, è praticamente in crosta, buono. Prendi subito una porzione e nel frattempo abbiamo raggiunto il livello 7 di cucina. Ha imparato le ricette del persico trota affumicato e dell'omelette. Molto bene. Se lo rimettiamo in frigo, così poi si conserva. E ti mangi il tuo bel filetto. Che buono. Sembra veramente molto molto buono. C'è anche un contorno di verdure, probabilmente sono le erbe che abbiamo utilizzato. Ti sei saziata un pochino. Bene, allora adesso avresti sonno, ma sono le 8, quindi aspettiamo un attimino a mandarti a dormire, mi sembra ancora una certa cosa. Direi che puoi lavare questi piatti e ci dedichiamo un po' ad attività di cucina serale, ragazzi. Allora, volevo provare, infatti, visto che tra le cose che abbiamo acquistato abbiamo i dolcetti. Allora, in teoria, se io ci vado a cliccare sopra, esatto, posso imparare a preparare i dolcetti, quindi vediamo un po' questa interazione. Avevamo comprato il dolcetto proteico al pesce e il dolcetto salutare, che erano tra quelli disponibili che in quel momento mi sembravano i più interessanti.
Infatti, quello salutare consente di prolungare la vita di un animale di allevamento e invece il proteico al pesce consente di fare produzione in più di appunto latte, uova o lana a seconda del tipo di animale. Quindi facciamo, impara a preparare un dolcetto e mi dice: Zoe ha sbloccato. Ah, ecco, quindi non lo uso, ma lo consumo praticamente per imparare la ricetta. Va bene, me l'ha tolto dall'inventario. Zoe ha sbloccato la ricetta dei dolcetti proteici al pesce. Le informazioni sul dolcetto proteico al pesce per animali sono state inserite nel taccuino di Zoe. Aprilo per saperne di più. Va bene, ora andiamo a leggere. Impariamo anche a preparare il dolcetto salutare. Ok. E quindi anche questa ricetta me l'ha sbloccata nel taccuino. Quindi andiamo a vedere il nostro taccuino. Ed ecco qua i nostri dolcetti. Allora, noi conoscevamo già il dolcetto amichevole, che l'abbiamo sbloccato subito, facendo praticamente niente, ed è quello che ci consente di dare uno slancio positivo istantaneo alla relazione tra il seme e l'animale. Allora, vediamo, dolcetto proteico al pesce. Quello amichevole come si cucina? Ah, qualsiasi frutto o verdura. Ok, invece il dolcetto proteico al pesce ci serve qualsiasi pesce. Ok, qui ci dà le informazioni. Allora, rarità bassa. Vale 10 simoleon. Il bonus fornito da questo dolcetto non ha niente di viscido, ok? Allora, effetti sui polli: le galline deporranno un uovo in più, le mucche produrranno più latte e i lama produrranno lana in quanto lana in più quando saranno tosati, ok? Invece, il dolcetto salutare ci serve qualsiasi frutto o verdura e qualsiasi lattuga. Dobbiamo aspettare che germogli la lattuga, ragazzi. Dolcetto salutare tratta bene i tuoi amici animali, mangiare sano e vivere sano. Effetto su polli, mucche e lama, aumenta la durata della vita dell'animale. Ok, allora io direi che quello salutare, aspettiamo magari che germogli la lattuga per farlo con la nostra lattuga fresca, diciamo. Mentre invece, ah, qui sta già germogliando roba. Ho il prezzemolo che mi sta già germogliando, fantastico. Ah, e mi conforta che la cioccobacca è sempre di stagione, perfetto. Quindi il cioccolato lo possiamo avere sempre, meraviglioso. No, dicevo comunque che aspettiamo che la lattuga germogli, mentre invece quello che abbiamo imparato che dove serve il pesce, ovvero quello proteico al pesce, io direi che magari ora, vabbè, ormai è sera, però domani e potremmo darci appunto alla pesca, ragazzi, così almeno poi proviamo a fare il nostro dolcetto. Allora, visto che è ancora giorno, io volevo provare intanto a fare una cosa. Anche per andare avanti con la nostra pietra miliare, dobbiamo continuare a socializzare con una volpe e un coniglio, non c'è 5 volte. Allora, i conigli li abbiamo visti, abbiamo il nostro Paco, abbiamo visto che la sua tana è tipo qua su in cima e quindi vorrò continuare appunto a coltivare la relazione con il nostro Paco che appunto ha fatto una comparsa proprio all'inizio dell'episodio, l'abbiamo visto. E ho visto che invece, tra l'altro, qui avremo anche una volpe qua nei paraggi, ok? Quindi potremmo, goloso, ok, possiamo socializzare con goloso. Ma in questo momento quello che volevo andare a curiosare in realtà ed in effetti è questo che c'è proprio vicino casa, che è lo stormo di uccelli selvatici. E interagiamo quindi con gli uccellini. Allora, non sappiamo ancora niente. Andiamo un po' a socializzare perché ragazzi, questi animaletti, sia gli uccellini che i conigli, ci danno, se ci stringiamo amicizia, dovrebbero darci una mano proprio con il giardinaggio. E quindi, insomma, vorrei socializzare sempre un po' con gli stessi in modo da farcene uno nello specifico amico e così almeno poi vediamo che vantaggi ci danno. Sperimentiamo questa cosa. Allora, vieni qui, cara. E facciamo un socializza, non possiamo fare niente. Ammira, stormo, deve essere svegli, ok, stanno dormendo. Regalare, dai il regalo, ma mi sa che stanno dormendo adesso, ok, ho scelto il momento sbagliato, ragazzi. Ops. E niente, quindi mi sa che dobbiamo aspettare l'indomani per socializzare con gli uccellini, va bene. Come non detto, allora niente, andiamo a far ritirare un altro pochino i nostri animaletti e direi che allora a questo punto facciamo ritirare anche la nostra Zoe a Nanna. Vedete qua le uova da cova. Le galline sono già tutte dentro. Allora, dai, quante uova abbiamo da raccogliere? Possiamo raccogliere 3 uova. Mi raccogli le uova. Ridai magari una pulita al pollaio che di nuovo è un po' sporchino e spargi il mangime e poi direi che
Puoi anche chiamare i polli dentro. Sono già tutti quanti dentro, manca solo la gallina, che mi sa che sta già entrando di sua spontanea volontà. E qui invece Mucchetta e signor Lama già se la dormono della grossa. Stanno bene, qui sono puliti, col mangime al massimo, beh, tutto bene. Va tutto benissimo, perfetto. Abbiamo raccolto le uova, non abbiamo uova speciali, uova da cova, sono uova normali, molto bene, mi servono anche quelle perché sto raccogliendo solo uova speciali da cova praticamente, quindi qualche uovo normale per cucinare ogni tanto mi serve nella vita, quindi va bene. Ok, e tra l'altro ragazzi, per le missioncine che avevamo sbloccato l'altra volta, le possiamo fare con calma perché non c'è una scadenza, quindi io queste qui le andrei a fare quando in effetti magari... Questa qui della cioccobacca, aspettiamo che ci germogli la cioccobacca. E questa qui della lana, ora vediamo se riusciamo a procurarcela quando andiamo al mercato. Però insomma non ci sono delle scadenze vere e proprie. Quindi possiamo dedicarci alle missioni con calma. Non uscite ora a mangiare, lo so che vi ho messo il mangime. Tutti dentro, dai, da bravi, a dormire. Che è tardi. Domani mangiate, dai, da bravi. Come state? State bene? Sì, sono tutti felici. Perfetto. Molto molto bene. Allora dai, mandiamo anche la nostra Zoe a Nanna, sempre nel suo letto provvisorio, qui poi andremo avanti ovviamente ad arredare tutto con molta calma. E niente, dai, la mando a Nanna e ci vediamo l'indomani mattina. Ragazzi, l'uovo covato è pronto a schiudersi. Chiedi a Zoe di far schiudere l'uovo per assistere alla schiusa. Sì. Allora, cosa devo fare? Aspetta. Aspetta, fai schiudere le uova. Che bello! Sei sveglia, Zoe. Sì, stai bene. Sei svegliissima. Hai dormito tantissimo. Sei riposata. Andiamo a fare schiudere le uova. Oddio, voglio assolutamente assistere alla schiusa. Assolutamente, assolutamente. Vieni qui. Fai schiudere le uova. Vieni qua. Oh, che emozione! Quale sarà che si schiuderà? Chi lo sa? Questa o questa? Oh. Tough Questa, aspetta, 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 la prende proprio in mano. Oh mio Dio, vabbè, letteralmente esploso dall'uovo. No, fantastica questa cosa. Abbiamo il nostro primo pulcino, che bellino. Che bello. No, diamogli un nome. Allora, aspetta. Allora, adesso dovrebbe dirmi esatto che abbiamo un pulcino, va bene. Allora, chiama i polli fuori. Pulcino, adesso al pulcino gli diamo il nome, ragazzi, però, perché almeno lo Ciao distinguiamo. Sentite il gallo come canta. Dove sei? Eccoti, che carino. Dai un nome al pulcino. Ah, è una femminuccia forse? È una gallina quindi. Allora la chiamiamo Cicchita. Oddio, dorme in piedi, sì. Allora, no, non mi dice se è maschio o femmina, però se suggeriva di chiamarla Ovetta vuol dire che è una femminuccia, dai. Ma sei carina, ma senti come pigoli. Bella pappa, fagli le coccole. Accarezza la Cicchita con entusiasmo. Ma ciao, sei carina. Che bello. Bellissimo. Vediamo cosa dice. Ok, l'ha coccolata a distanza, va bene, ne è un po' buggato, fantastico. Riproviamo magari, facciamo accarezza Chiquita, facciamo gioca con Chiquita, vediamo magari riusciamo a interagire di più. Sì, no, rimane ferma qui. Comunque, cos'è che ci dice? Tanti albumi, per il tratto appassionato di animali, è nata una nuova vita, Zoe è in estasi. Oh, che carina. Che bello. Bellissimo. Allora... dunque, puliamo il pollaio. Vabbè, nutriti si sono nutriti perché hanno mangiato tutti. Stanno tutti bene, non hanno fame. Va bene. Te come stai? Ok, ti stai bene, ok. Allora, no, però, prima di continuare qui con la nostra fattoria. Attenzione! Stanno cominciando a germogliare.
Non posso ancora raccoglierli, ma le zucche e le angurie stanno germogliando. Ed effettivamente si vede la differenza. Qui avevo messo il fertilizzante, ragazzi, e qua no. E guardate che queste stanno germogliando molto più grandi. Sta germogliando, cominciando anche la lattuga, molto bene. E qui mi stanno germogliando le melanzane. Qui è tutto da sistemare, ragazzi, ancora. Però io volevo andare a farmi un giro prima di fare queste cose qui, perché altrimenti se no non la faccio mai questa cosa. Allora, vorrei andare a socializzare con gli uccellini, che già vedo qui che volano. Allora, vieni qui e vieni ad ammirare lo stormo di uccelli selvatici. Andiamo a vedere come sono questi belli uccellini, come cinguettano, che bello. Che ce l'abbiamo proprio qui vicino, ragazzi. Quindi può essere una cosa simpatica e utile. Allora, in teoria dovrebbe anche continuare a sbloccarmi le interazioni del socializzare. Siamo a uno di 5 che avevamo fatto con Paco, il nostro coniglietto. Vediamo se adesso mi sblocca queste interazioni. Così magari questa pietra miliare la portiamo a casa oggi. Quindi poi possiamo provare a scoprire le preferenze di regalo. No, comunque l'ammirare non lo conta come una socializzazione, però probabilmente scoprire il regalo sì. No, neanche. Però cos'è che mi dice? Uccelli brillanti, per aver osservato degli uccelli selvatici. Guardare gli uccelli fare cose da uccelli può essere di ispirazione. I loro versi sono così melodiosi. Cosa abbiamo scoperto che vi piace? Il pesto vegetariano, anche a loro. No, però dobbiamo socializzare, ragazzi. Quindi canta agli uccelli. Vediamo come canti. Sei una bellissima Biancaneve. Anzi, è bellissima Cenerentola, entrambe. Bene, abbiamo anche acquistato l'abilità di canto. Ah, ok, ora mi ha contato due interazioni insieme. Non so come, non so perché. Spettegola sui polli, ma dai! No, chiedi un consiglio. Vediamo se gli uccelli ci danno consiglio. Ok, siamo a 4 di 5 e cerchiamo di... Ah no, non possiamo più scoprire le preferenze, ok? Possiamo farlo solo una volta al giorno. E allora facciamo un'altra interazione e mostriamo una movenza di ballo. Che carini. Ok, stiamo aumentando il livello di amicizia, molto bene. Ok, questa l'abbiamo completata. Ora ci manca solo da andare a Bramblewood, ragazzi. Abbiamo completato questa prima pietra miliare. Perché sei imbarazzata, tesoro? Multa per i movimenti, per aver ballato davanti a un animale. Il modo in cui Zoe si muoveva non è stato apprezzato. Ora muore dalla vergogna. No, povera. Oh, ma ragazzi, io posso nuotare nel fiume? Veramente? Posso nuotare? Oh mio Dio. Quindi, ma ci sarà una zona di pesca qua vicino, magari. Quindi questa spiaggetta la posso sfruttare anche per nuotare, no? Bellissima questa cosa, adoro. Adoro veramente. Ah, allora, ok, sì, una zona di pesca è magari questo laghetto qui. Ok, allora magari Zoe, già che già siamo in giro, vieni qui, magari proviamo a... Tanto te dove sei? Sei già in zona abbastanza, sì. Allora, già che sei qui, va bene, lascia stare ora gli uccellini per un po'. Ti metti gli abiti per andare in giro e magari proviamo a venire un attimo qua al laghetto, proviamo a pescare qualcosa, così vediamo se troviamo un pesciolino per poter fare magari un dolcetto per i nostri animaletti. Allora, magari prima esamina l'acqua, così vediamo se è in grado di pescare qua e poi proviamo a pescare. Allora, l'acqua consente attività e movimento in abbondanza. Vai a pesca. Zoe nota un esemplare affamato di pesce gatto che attende solo di essere pescato. Zoe ha registrato le informazioni sulla scoperta nel taccuino. Ok, quindi abbiamo cominciato a registrare informazioni sui pesci. Pesce gatto, ok. Quindi in questo lago c'è il pesce gatto e basta. Vediamo un po' che cosa pesca. Ma giusto un pesciolino per poter fare un primo dolcetto, magari, eh. Non voglio fare cose troppo esagerate. Abbiamo pescato una bambola voodoo, meraviglioso. Che
Però questa ce la possiamo vendere. 950 simoleon, vabbè, comunque abbiamo fatto un po' di soldi, che male non fanno. Oh, abbiamo pescato un pesce persico. Ok, abbiamo registrato le informazioni. Abbiamo preso un esemplare di pesce persico da 0,99 kg del valore di 8 simoleon. Cos'altro riuscirà a pescare? E quindi abbiamo anche sbloccato il pesce persico. Si può pescare senza esca. Bene. Rarità comune, un piccolo pesce spinoso che si trova nei fiumi e nei laghi. Molto molto bene. Brava la nostra Zoe. Stavolta non ha bocco. Nel posto sperduto in cui si trova Zoe non si sta divertendo con tutti questi affari vicini squamosi. Devi ammettere che non gradisce la pesca. No, 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 la pesca ti piace a te. Va bene, basta, devi andare in bagno. Ok, va bene, comunque direi che sì, stai tornando a casa a fare un po' di pipì, hai ragione. E niente, direi che comunque, ragazzi, per questo episodio ci fermiamo qui. Abbiamo visto la schiusa dei pulcini, del pulcino, però ne abbiamo un altro in arrivo tra poco. È arrivata la nostra cichita bellissima. E quindi niente, siamo andati avanti anche un pochino con la nostra pietra miliare e insomma Il nostro raccolto continua a crescere rigoglioso e stiamo vedendo effettivamente anche la differenza nell'utilizzare il fertilizzante o non utilizzarlo. Abbiamo insomma sistemato tutte le nostre cosine del nostro shopping fatto nell'episodio precedente e abbiamo visto, vai in bagno cara, abbiamo visto come funzionano, come si fa ad apprendere le ricette dei dolcetti. Quindi io direi che nel prossimo episodio mettiamo a frutto gli ingredienti che abbiamo raccolto, questi bei pesciolini, cioè in realtà il pesce persico che abbiamo pescato e basta, e proviamo a fare anche un primo dolcetto e andremo a esplorare altre nuove cosine che ancora non abbiamo visto di questa espansione. Molto ricca, ci sono ancora tante cose che dobbiamo vedere, ragazzi. E perché no, magari vediamo anche di andare un pochino avanti ad arredare questa casa. Comunque, io direi ragazzi che per questo episodio ci possiamo fermare qui. Io spero che vi sia piaciuto, come sempre fatemi sapere cosa ne pensate con un mi piace nei commenti. E noi quindi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi!